Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Osa essere te stesso. In una poesia intitolata Amore dopo amore, Derek Walcott scrive così: tempo verrà in cui con esultanza saluterai te stesso, arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia. Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. Offri vino, offri pane, rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti ha amato per tutta la vita. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate. Sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Siediti, è festa, la tua vita è in tavola. Questa poesia evocativa ci provoca proprio nel discorso sull'amore. Sembra assurdo, ma il più grande ed elementare errore che si commette nella vita è vivere accanto a se stessi come sconosciuti. Sembra impossibile, eppure accade ogni giorno. Per questo credo che il primo comandamento di ogni esistenza sia essere se stessa. Miriadi di poeti, filosofi, letterati e mistici ci ricordano questa verità. Dal monito delfico, conosci te stesso, all'invito di Pindaro, diventa ciò che sei, all'ammonimento apocrifo di Gesù, chi conosce tutto il mondo ma non conosce se stesso, non conosce niente. Lo psicologo Carl Gustav Jung ricorda che in ognuno di noi c'è un altro che non conosciamo. Il poeta Rainer Maria Rilke spiega a un giovane che vivere, esattamente, significa trasformarsi in se stessi. E Santa Teresa d'Avila spiega che non c'è peggior ladro di noi che noi stessi. Il fenomeno è così diffuso che l'antropologo René Girard ha coniato l'espressione bovarismo per parlare di persone che vivono di sogni e bisogni altrui convinti che siano propri. A volte viviamo la nostra stessa vita come la vita di un altro, inseguendo sogni non nostri, pensando pensieri di altri e illudendoci che tutti siano frutto della nostra mente. La realizzazione di sé non è trovarsi un'esistenza alternativa, ma è rivestirsi della propria esistenza, investirla e portare i propri talenti a compimento. La parte migliore che puoi recitare è te stesso. Per questo l'impegno di sincerità con te stesso è un dono per te e per gli altri. Scrive Shakespeare nell'Amleto: sii sincero con te stesso. E come la notte segue il giorno, ne seguirà che non potrai essere falso con nessuno. L'appello non è a un intimismo sfrenato e ripiegato su di sé, ma a una presa di coscienza dei propri aneliti per dispiegarli e per mettere a frutto la propria potenzialità. Osare essere se stessi non è trovare una stabilità statica. L'uomo è un essere dinamico. Solo vivendo e facendoci una vita troviamo un equilibrio, proprio come il ciclista trova il suo equilibrio pedalando. Solo avanzando riusciamo a stare stabili sulle ruote del nostro essere.